Il mio popolo è innocente. Il mio popolo è innocente. Questo gridò ai soldati tedeschi Don Alcide Lazzari, parroco di Civitella, in quel 29 giugno 1944. Quando chiusero la porta della chiesa sprangata dall'interno, noi eravamo dentro, sentivamo sparare e lui faceva: state calmi, è il fronte ritirata. A un certo punto la porta fu squarciata da una bomba a mano, irruppero con violenza dentro la chiesa. La prima andarono dal arciprete intimandogli fuori e lui fece: questo è un luogo sacro, rispettatelo. Offrì la sua vita in cambio di quelle dei suoi fedeli, ma la ferocia delle SS non ebbe pietà. In 244 vennero trucidati in questa piazza e poi bruciati nelle case incendiate. Una figura, quella di Don Lazzari, per la quale a distanza di 75 anni è stato avviato il processo di beatificazione. E un segno importante per dire che la fortezza nella fede resiste alle ideologie del tempo, alle mode del momento e al male che imperversa. Don Alcide è un simbolo. Tra i superstiti presenti, Monsignor Luciano Giovannetti, oggi vescovo di Fiesole, allora un bambino di soli 9 anni. Primo assistito l'arciprete, il nostro parroco, che è stato prelevato, portato via dai tedeschi in chiesa. Poi noi dalla parte esterna, dall'orto, siamo usciti e siamo andati lungo le mura. Mentre la strage avveniva qui lungo le mura, noi eravamo dalla parte opposta e quindi si sentiva tutta la strage. Per oltre 2 ore le urla, quello che credevano i tedeschi e anche gli italiani, e quello che credevano i superstiti, perché avevano paura anche di non essere uccisi, in quanto poi sapevano che l'avrebbero buttati nelle case che erano in fiamme. Alla cerimonia hanno assistito anche l'ambasciatore tedesco e il sindaco di Kempfelbach, comune gemellato con Civitella. Molto importante ricordarci di quello che è stato, non metterlo da parte, e allo stesso tempo su quella base terribile costruire quello che oggi è la casa comune europea, no? E credo che l'Italia e la Germania hanno un compito molto importante, una responsabilità molto importante in questo senso, però ripeto, lo sguardo avanti non può funzionare senza inchinarsi dinanzi alle vittime di queste terribili eccidi, di queste tragedie che sono successe. È il perdono che ci ha chiesto Cristo sulla croce, l'abbiamo fatto anche sulle porte della chiesa. Anche Don Alcide mi insegnava fin da piccola l'amore, il perdono, e quindi è per lui che accettiamo anche queste presenze. Siamo in Europa,